come dice quella pubblicità, voglia di qualcosa di buono. Ecco, io stamattina mi sono alzato con la fregola di una pizza buona, avevo proprio voglia di una pizza integrale, farcita in maniera un po' speciale, saporita, originale, e quindi fuori la ricetta della pizza tre tazze. Una tazza di farina integrale, guardate che bella, è commovente questa farina, bella integrale con dentro il cruschello, è spettacolare, profumata, salutare, buonissima. Una tazza, bella piena, la tazza, strapiena. Un'altra tazza con farina di tipo 1, che è anche questa leggermente integrale, però se non ce l'avete va bene anche la 0, comunque la trovate facilmente in ogni supermercato. Quindi una tazza di farina integrale, una tazza di farina un po' meno integrale, la 0 o la 1. Facciamo un bel buco in mezzo e una tazza piena di acqua tiepida, non calda, tiepida. Aggiungiamo 4 g di lievito di birra di quello secco, se non avete quello secco vanno bene 10 di quello fresco, se non avete 10 di quello fresco mettete dentro 150 g di pasta madre, però la lievitazione sarà un po' più lunga. Aggiungiamo anche un cucchiaino di zucchero o di miele o di malto che aiuteranno ad attivare il lievito. Sciogliamo bene il lievito nella nostra pozzanghera in mezzo alla fontana. Guardate come faccio, appena il lievito è sciolto, dopo un minuto che giro, faccio qualche giretto sulla farina e la tiro dentro un po' e mi fermo, aspettiamo 5 minuti, vedete che ha fatto la schiuma come un cappuccino, ecco, vuol dire che il lievito è attivato. Quindi ora possiamo mischiare, a questo punto potete aggiungere anche un po' di sale e l'olio, però io l'ho aggiunto dopo e vi faccio vedere. Giro finché posso con i bastoncini e adesso mettiamo le mani in pasta. Ho sentito subito che l'impasto era un po' appiccicoso, quindi gli aggiungo una cucchiaiata di farina per sistemarlo, per metterlo a posto. Lo impasto per circa un minuto e appena diventa, che va un po' insieme, diventa un po' liscio, faccio una palla e lo copro con un piatto, così non uso la plastica. Oggi avevo proprio la fissa di fare le cose fatte bene, quindi intanto che lievita tiro sulla bici e vado giù in fattoria a prendere della mozzarella di bufala bella fresca. Ma ci metto davvero poco, perché io vado e torno in un'ora. Zampa non ha fatto neanche in tempo ad accorgersene. E nel frattempo il mio impasto è lievitato in un'ora, è venuto su subito, anche senza sale viene su prima. Ora gli aggiungo un po' di sale, circa 5 grammi, che è meno di mezzo cucchiaio, e faccio 3 giri di olio extravergine d'oliva, che sono circa 15-20 grammi, non tantissimo. E lo reimpasto, ovviamente ci ha messo poco perché era senza sale, perché il lievito era bello attivato, perché in casa fa caldo, può metterci un'ora, può metterci 40 minuti, può metterci un'ora e mezza, dipende, comunque l'importante è che lo vedete che è bello gonfio, stragonfio. Lo reimpasto bene. Così si mischia bene anche il sale e l'olio che gli ho aggiunto. Faccio una palla bella ruvida, non pretendo di farla bella liscia perché questo impasto non diventerà mai bello liscio, faccio una palla e lo rimetto a lievitare. Ci vorranno circa 30 minuti, si deve soltanto gonfiare appena appena un po'. Mi preparo sul tavolo, su un asse, su dove preferite, un po' di farina e ci faccio cadere sopra l'impasto. Non bisogna lavorarlo tanto troppo, bisogna solo schiacciarlo un pochino, non completamente. Vedete, faccio giusto con la punta delle dita un po', ma cerco di lasciargli dentro più aria possibile. E gli do una arrotolata tirando via la farina in eccesso. Attenzione, allora io devo fare una teglia di pizza da 33 cm di diametro, questa pasta è per 2 teglie di pizza, però me ne basta una, quindi cosa faccio? Faccio una pizza e faccio una pagnotta di pane, ma in ogni caso devo fare 2 palle arrotolate dentro se stesse senza lavorarlo troppo, l'importante è arrotondarlo bene un pochino. Altri 30 minuti e la nostra pizza e il nostro pane sono pronti per essere lavorati. Volendo si può fare anche una pizza più alta, però con questo tipo di impasto la pizza è meglio farla abbastanza sottile e quindi facciamo una pagnotta e una pizza. Ecco qui, questa è la pagnotta, vedete, semplicemente l'ho schiacciata appena appena, l'ho arrotolata, l'ho chiusa un po', pagnotta pronta.
la metto in una teglia per pancake con sotto un foglietto di carta, la copro e la lascio lievitare. Questa la cuciniamo dopo la pizza, intanto lei cresce piano piano. Ora passiamo alla mia pizza. Sto parlando, ma io la pizza l'ho già mangiata, mamma, era buona, era spettacolare questa pizza qui, l'ho mangiata oggi a mezzogiorno, buonissima. Un po' di olio d'oliva in una teglia da 33 cm e gli passiamo un pezzettino di carta per tirare via l'olio. Metti l'olio, togli l'olio e passiamo alla pizza. La pizza va schiacciata con la punta della dita in maniera simmetrica, non usate il mattarello, non serve, è un impasto molto morbido, anzi col mattarello rischiate di far uscire proprio tutta l'aria, la distruggete, però vabbè, se volete va bene lo stesso. E schiaccio un po' la pizza con la punta delle dita, andrà giù senza fare fatica, senza nessun problema. Appena raggiungo una dimensione grande quasi come la teglia, la tira su e la sposto. Spostandola finirà di allargarsi, la aggiusto un po' nella teglia e la nostra pizza è pronta per essere condita. Faccio notare lo spessore della pizza, che è abbastanza sottile, circa mezzo centimetro, però deve ancora lievitare, quindi diventerà circa un centimetro la pizza cotta, quasi un centimetro, perciò alla fine non è che sia poi neanche tanto sottile. Ci metto sopra degli spinaci, questi erano surgelati, leggermente scottati nell'acqua, oppure va bene anche quelli freschi, leggermente scottati, oppure ci mettete i friarielli, i broccoletti, quello che vi piace. Poi ci metto della salsiccia, va bene anche la cicoria stufata, è buonissimo. E ci metto della mozzarella, questa è mozzarella normale, fresca, è buona, l'ho comprata stamattina. E la strappo a fiocchetti, la metto ovunque, vedete come ho distribuito bene le cose, bene fino vicino ai bordi, ecco, così deve essere la pizza. Questa non è pizza, questa è una meraviglia, una cosa fantastica. Faccio 2-3 giri di olio sottili, sottili, sottili. Copro per 30 minuti, il tempo che il forno va in temperatura, 250 gradi, se non ci arriva va bene anche 230, ma 250 è meglio. Nel frattempo mi preparo anche la bufala fresca che ho comprato stamattina, che la metteremo su dopo. Vedete la pasta? È lievitata leggermente, è perfetto. Ora inforniamo, forno già caldo, 250 gradi, 15 minuti. E questo è il risultato. Io non vi dico che razza di profumo, cioè è buonissima. E ora sapete cosa faccio? Strappo con le mani la bufala che ho comprato e gliela metto in giro a fiocchettini, a pezzettini, la metto ovunque. Se volete ci potete aggiungere anche della rucola, dei pomodori a pezzetti, delle fette di prosciutto crudo, delle melanzane grigliate, ci potete mettere quello che volete. Questa non è una pizza, questo è un sogno, è fantastica, ve lo dico perché l'ho già mangiata, è pazzesca, pizza pazzesca, atomica. Se volete al posto della bufala ci potete mettere una nevicata di scaglie di grana. Ma non ci siamo dimenticati qualcosa, la pagnotta. Dopo la pizza l'ho infornata, ho abbassato un po' la temperatura a 200 gradi, l'ho infornata per 30 minuti e questo è il risultato. Profumo fantastico, questo è un pane davvero spettacolare ed è venuto morbidissimo, perché mischiando le farine il risultato è ottimo. Qui sotto in descrizione al video trovate la ricetta scritta per esteso, trovate tutti i link dei miei social, trovate il mio negozio, trovate un mucchio di cose carine e simpatiche per tutti voi. Un ringraziamento, ciao a tutti da Gabriele.